Volevo ringraziare prima del video tutta la gente che in questo periodo mi aiuta a fare il video e andare anche un po' avanti. Primo Daniele l'ho già ringraziato, alcuni li dimenticherò e se li dimentico è perché palesemente io voglio meno bene degli altri. Volevo ringraziare quindi Ciccio, è stato con me, ci siamo idroscialati come dice Daniele per tutto l'anno. Me ne ero andato ragazzi che era arrivata la mia vita veramente allo sfacelo, l'avevo denotato con le ultime live, ero diventato una meba di cazzo, ero a dieta, ero in terapia e stava veramente andando tutto male, intimamente. E la cosa brutta è che comunque in live lo stipendietto me lo portavo anche più del dovuto, quindi mi sentivo un cazzo di impostore. Questa cosa l'ho detta pure a Macerata. Ero arrivato in una situazione dove funzionavo da una parte, non funzionavo per niente dall'altra. Era una macchina che andava senza batteria, in qualche modo per inerzia, mi faceva schifo. E ho detto stop. Ma i più affiatati, quelli che ci seguono ancora su Telegram, con le live con Daniele, sanno che c'è stato questo periodo di niente cosmico totale ed è stato necessario perché dovevamo un po' trovare la nostra dimensione. Io, Daniele, non sto parlando delle live, parlo proprio di cazzi nostri, proprio cazzi nostri a casa. Mio fratello Ciccio ha avuto un grande ruolo in questa cosa perché si è trasferito qua con noi. Per chi non lo sa, adesso viviamo tutti e tre assieme. E io, Ciccio e Daniele e Mario. Tutti e quattro assieme. Perché l'altra persona che voglio ringraziare era proprio Mario. Mario, scusami, vorrei ringraziare Mario. Quando mi sono trasferito in questa casa, ho passato praticamente tutti i giorni assieme a lui. Abbiamo parlato dei nostri amori passati, abbiamo parlato degli amori presenti, di quelli futuri. Abbiamo fatto veramente un round up di quella che era la nostra vita. Era ancora quando Mario non faceva live ed era simpaticissimo. Questa è un'arma che Daniele usa sempre contro di me, mi fa sempre male. Spero che faccia la metà del male a Mario ora che l'ho detta. In realtà no, è un grande mio amico, mi ha aiutato tantissimo, un grande grazie a lui. Vorrei ringraziare tutti quelli del video, che adesso li ringrazio andandoli a guardare. Come avete visto non ho usato influencer nel video se non Tavernello, che penso si possa un po' mettere là nel nostro piano. Volevo veramente fosse una cosa fra di noi per ricalcare un po' quel mood che si era perso nei miei video, ovvero di quell'amatoriale, cioè la gente amica mia la metto dentro, che è una cosa un po' rischiosa da fare perché non lo so, è diventato un po' strano. Twitch Italia, i Twitch sono diventati un po' strani, gli streamer sono diventati un po' strani. Ora di questo vorrei ringraziare Martina, la mia nuova fidanzatina, meglio delle altre. Meglio delle altre, ragazzi. L'avete anche vista in video? È lei, quella è lei, quella è la mia nuova fidanzata. Avete visto? Che pop, avete visto che bellina faccia? E quello interessa, quindi quello è quello che voglio dire. È lei, ci amiamo, è meglio così. Solo perché sono famoso, riesco a farmi una ragazza così, solo per questo. Io e Daniele siamo veramente nella stessa situazione, non valiamo così tanto a livello intimo, non valiamo un cazzo. Quinti su tendenze, sopra Vasco Rossi. Mi ricordo quando ti ascoltavo ed eri meglio di me, adesso sono meglio di te. Siamo sotto Highlights Italia-Macedonia. Ho costruito una spia trappola per ladri di Yaki Dale, che saluto, il mio caro amico. Shiva soldi puliti. E ho abbandonato YouTube di Lorenzo. Non vedevo l'ora, veramente. Quindi guardiamocelo e basta. Quinto su tendenze, succhiatemi il cazzo tutti quanti YouTubers di merda. Minchia, ragazzi, fa schifo ormai. Fa schifo. Eccetto i canali di tutti i miei amici che conosco e che mi direbbero: Marco, ma parli pure di me? No, parlo di tutti gli altri che non conosco. In caso, se dovessi conoscerli, pure voi non fate schifo. Questo è come la vedo io. Un grande ringraziamento a Stucchi, che questa canzone qua è una reprise un po' più riarrangiata di quella che era l'intro di Pursuit. Che per chi non lo sapesse è un mio progetto un po' secondario di video. L'abbiamo resa un po' più lunga, un po' più densa per fare l'intro. E Gianpiero Santoro era una vita che non facevo video con lui e l'abbiamo fatto tutto assieme. È stato lui l'operatore della telecamera. Un saluto a Marione, che come abbiamo detto mi ha aiutato per tutto questo video qua. In realtà si è spaccato il culo. È stato lui a mettere tutti i foglietti di Genshin Impact. Mi sono costati 20 euro. Molti fogli tutti colorati a 20 euro, solamente a San Donato. E grazie a Evox per tutte le cazzo di risorse location. Molti voi se ne saranno accorti, ma ci sono delle lettere colorate che formano Marco è morto, che è un po' foreshadowing di quello che succede alla fine del video. Simone D'Andrea, ragazzi, guarda, questa storia qua ve la devo raccontare. Di Simone D'Andrea. Simone D'Andrea è la
voce narrante del video, avrete riconosciuto perché ha fatto mezzo mondo. Scrivete Simone D'Andrea su internet, ha fatto veramente mezzo pianeta di contenuti di doppiaggio. Lui è un vero doppiatore, non come Merluzzo, quelli là che vogliono, che si fanno forti e belli per potenziare il loro lavoro e farsi pagare di più. No, lui è un vero doppiatore, fa solamente quello ed è a posto così. È stato molto simbolico che mi abbia prestato la sua fantastica la sua fantastica voce, Simone D'Andrea, perché Simone D'Andrea, il grande doppiatore, non lo sapete, un po' sì, un po' di voi sì, ma è il mio cugino di secondo grado. E quando ero piccolo e stavo a Santo Sabba, si parla veramente, ragazzi, avevo 8 anni, i miei genitori sono, quindi ho questi cugini di secondo grado che abitano tutti qua al nord, li avevamo invitati sotto. Io da piccolo già un pochino mi sentivo un po' un pesce fuor d'acqua, mi sentivo un po', sai, quando sei piccolo nessuno ti capisce, la classica cosa che accade un po' a tutti, soprattutto se ci piacciono i videogiochi, succede sta roba qua. Erano venute queste persone dal nord e sentivo questa specie di collegamento nei loro confronti, perché non lo so, ragazzi, la Sicilia è un posto di pane e vino e ti accontentano fino a un certo punto. Io ero già arrivato a videogiochi e ciambelle un pochino meglio. Come abbiamo detto prima, bisogna riconoscere chi è meglio di noi. E solamente che la Sicilia non riconosceva quanto io fossi meglio delle aspettative che mi avevano dato, che avevano su di me. Quindi dovevo per forza fare quella cosa là, per forza fare quella cosa lì. E quando mi sono approcciato un po' al mondo dei videogiochi e le telecamere, quante cazzo volte l'ho ripetuto e raccontato, l'ho preso un po' in culo perché ho avuto zero supporto. Quando è venuto questo mio cugino, che al tempo stava pure con Cristiana, la sua compagna, che lei faceva la telegiornalista e lui il doppiatore, già era di fama nazionale, perché comunque Ratchet & Clank, Trunks, Robby di Rossana and much more. E sentivo questa specie di roba nei suoi confronti e c'è stato questo merdosissimo momento fra me e lui, perché poi io sono diventato un po' più grande e la passione per i video l'ho un po' più sviluppata, però i miei ancora non mi davano corde. Non mi volevano ancora capire e amare in quello che facevo, e che amavo già, ed è distruttivo quando tu ami, qualcosa e chi dovrebbe amarti e tu ami non lo capisci, non la ama come te, o comunque non ama te che ami quella cosa. Era veramente un disastro, ragazzi. C'è stato questo momento fra me e Simone D'Andrea, il doppiatore, in cui mio padre mi costrinse, che terronata del cazzo, a chiamarlo e chiedergli se invece di continuare la mia vita da videomaker, che comunque non era manco una vita perché non mi pagavano, si parla che avevo 13 anni, avevo appena scoperto che mi piaceva un sacco quella cosa là, forse un po' di più, 16, perché comunque sta chiamata è un po' ridicola. Mio padre mi costrinse a chiamare Simone e dire: mi trovi un lavoro a Milano? Che vergogna. Che cazzo di vergogna. Bravo Lillo, sto paio di palle, ragazzi, che vergogna e che sbaglio, che sbagliato. No, perché lui era del nord, quindi lui poteva trovarmi lavoro. Era pessimo, ragazzi, è pessimo. In più, nonostante piccolo, captavo abbastanza che mio padre poteva benissimo farmi fare questa cosa e dargli il peso che gli dava, quindi nullo. Per lui era chiedere un favore a un amico. Mentre invece io, conoscendo già Simone, perché anche se era molto più grande di me, io ero piccolino al tempo, avevo capito che comunque erano di un'altra levatura, almeno per quanto riguarda il lavoro e la passione che ci metti nelle cose qua al nord. E qua, ragazzi, non voglio fare il cazzo di razzista, è veramente solamente una cosa lavorativa, è veramente, dipende non solo da noi, e non è veramente una cosa che qua, non voglio incolpare Messina, perché ogni volta che parlavo di Messina e dicevo che merda, parlavo delle persone. Qua è un po' più socio-culturale la cosa, si parla di un lavoro che la gente là proprio non ha, quindi deve sopravvivere a succhiare i cazzi, e se non lo fai sei un cazzone. Questa è stata la prima cosa che ho fatto del video. Sono sceso a Roma, perché lui abita là, là tra i doppiatori. Chi doppia qua è un fallito, non sa fare il doppiatore, pessimo. Ci siamo rincontrati dopo, ragazzi, tantissimo tempo, tantissimi anni, 15, 16, 17 anni. Ci eravamo rivisti in realtà in delle cene, ma non lo cagavo, perché erano cenoni grandi, sai, le cenoni grandi di famiglia. Tutti si odiano, nessuno si ama, quindi dobbiamo stare a livello di discussione tipo: buono questo sale! Non fa per me questa roba qua. Comunque ci siamo visti, eravamo solamente io e lui, mi invitò a casa sua, mi ha fatto tutto gratis,
Grazie Simone, sei veramente un cucciolino, è un grande, grande, grande artista. Gli parlai di questa cosa qua, gli dissi, senti, è arrivato il momento di fare questo discorso qua. Mi premeva davvero tanto, da quella chiamata là che ti feci da piccolo, che lui si ricordava che bravo, e io lo sapevo che gli sarebbe rimasta. Si ricordava che io avessi fatto questa chiamata qua e gli dissi, senti, mi devi scusare. Dentro di me c'era della vergogna e dentro di me c'era un concetto di passione, soprattutto per quanto riguarda l'arte, che o ci muori o non ottieni nulla. Gli dissi questo, gli dissi che avevo captato questa cosa qua, che bisognava spaccarsi i culi e che lo ringraziavo immensamente per avermi dato questa opportunità di doppiaggio, comunque mi aveva regalato la sua voce, perché comunque... maestro, è pazzesco, è caldissimo. Gli ho dato due inte, già lui aveva indovinato. E ricordo che, non lo so se tutti i doppiatori un po' fanno questa cosa, almeno con quelli che ho avuto a che fare io, ovvero che lui doppiava nel suo fantastico armadio, poi vi faccio vedere una foto sua. Io ero fuori di testa, cioè io già vedevo il video, cioè lui doppiava, io già vedevo il video, è finito e lui mi guarda e gli faccio... E lui fa, no? E io, no, no, sì! Grazie Simone. E poi siamo andati a farci una birretta fuori da lui in balcone. Io ho parlato di questa storia qua, io ho chiesto scusa. Lui ovviamente mi ha preso un po' in giro dicendo, ma figurati, lui già sapeva di me. Questa cosa mi ha riempito di orgoglio, anche perché veramente non siamo legati da concetti, almeno io e Simone, di famiglia, da succhiarci il cazzo a vicenda solamente perché siamo della famiglia. In più io specialmente non sono veramente di questa idea. Penso che bisogna curarsi a vicenda, perché si è esposti per forza a se stessi e alla famiglia, quindi prenditi cura di quelle cose, soprattutto se vanno male, ma fino a un certo punto, altrimenti fai male anche a te stesso. E Simone, quando mi ha detto sta roba qua, che mi scusava e che aveva capito come sarebbe andata a finire e che sarebbe andata proprio a finire, che ci saremmo incontrati così, che bella cosa da sentirsi dire. Prego Marco, figurati, il tuo sogno era il mio. Simone, se sei veramente tu, se stai veramente guardando il video, ti voglio bene, cugino. Un saluto anche a Mirko Notorianni. Mirko teneva la luce. Un saluto a Mirko. La roba del cucchiaio è perché, vabbè, l'avrete capito, avevo due riprese di questa scena qua, ovvero qualcuno che cioè nella prima che si capiva come mai doveva usare il cucchiaio, ovvero che si capiva che era una porta scorrevole, in questa non tanto, e il cucchiaio serve perché è l'unico modo per aprire le porte scorrevoli, perché si devono chiudere da dentro con quella cosa che hanno un po' i cessi, quella roba là. Genshin Impact è un videogioco che, scusatemi il gioco di parole, gioca sull'empatia. Un grandissimo, grandissimo saluto a Vincenzo Sciocchippus TV. Ci siamo conosciuti quando eravamo a Catania, se non sbaglio, un centro commerciale. La prima cosa che mi ha detto questo ragazzo quando mi ha visto è, il video urla burla, fa schifo. Io ho detto, coglione, tu fai schifo, perché credo sia un fantastico video, perché giocava sul fatto che la gente mi diceva che urlavo, quindi gli ho dato il contentino. Lui fa, no, proprio per contenti, comunque un vero coglione. Ma siamo diventati amici per questa cosa. Siamo andati a prenderci qualcosa da mangiare assieme. Peccato che durante tutto l'evento c'era anche Andrea Settmarino. Nel senso, peccato perché? Perché Andrea Settmarino è un grande lavoratore. Ogni volta che sto assieme a lui devo mettermi a lavorare anch'io tanto, per non sminuire, per non farmi svalutare. E Vincenzo, purtroppo io non gli ho potuto dare le attenzioni che meritava. Ma quello stesso giorno l'ho invitato a farsi un bagno in jacuzzi con me a Milano qualche giorno dopo, perché Power faceva la sua maratona, mi aveva invitato e mi aveva dato l'opportunità di portare un amico, e ho portato a lui. Io ho fatto fare a Vincenzo il game designer, perché comunque è quello che ha meno esperienza d'attore di tutti quelli che ci sono presenti nel video, e in generale tutti i game designer sono un po' degli stupidi, socialmente parlando, nel senso sono un po' awkward, ok? Un po' imbarazzanti, non vorresti mai averli come amici. Hanno questa attitudine a non farsi voler bene, ma creano grandi giochi. Come ho detto prima, il mondo dell'arte è veramente abnegante, devi togliere a te stesso per dare agli altri. I game designer italiani, ahimè, tolgono a se stessi la vita per creare
bei giochi, a volte fanno davvero cagare, e in quel caso ti poni veramente qualche domanda, ovvero ma veramente potevo fare game design, non potevo fare lo streamer? Forse sì. Andiamo avanti, perché la cosa potrebbe diventare offensiva per qualcuno, e come sapete io sono la persona meno offensiva del mondo. Il videogioco prende piede in scala globale a una velocità impressionante, arrivando dunque in Italia, da Marco. Marco ci gioca così tanto, penso che all'inizio l'abbia presa come gioco. Questo video qua è stato la prima prova che feci di Scusa Messina. Stavo provando a registrare con la telecamera e alla fine poi l'ho fatto tutto col telefono perché non mi piaceva la qualità della telecamera al buio. Queste telecamere sono fatte per stare un po' alla luce e quindi... yes. Il gioco è lo sviscera a caso, anche se fa schifo, e poi ci è rimasto sotto perché ci gode. Perché ha giocato al Genshin Impact sa quanto sia difficile sbloccare Klee, comunque pullare Klee come primo drop, come primo pull, sulla terminologia. Ho speso 500 euro nel gioco. Grande domanda che mi è arrivata, ma sì, 500 euro. Tipo nei miei primi tre pull, Klee e Diluc. Sculato? Maybe. 500 euro solo per scienza. L'ho fatto per scienza, perché volevo sapere cosa si provava. Quello che Marco non... Questa è una cheat che purtroppo nessuno mi ha scritto sotto i commenti, l'ho letti tutti 1300, l'ho letti tutti quanti. E questa è la mossa dell'arciera, come si chiama, la prima ragazza che sblocchi, quella là che non c'è neanche bisogno di sbloccare perché ce l'hai fin dall'inizio. Amber. Lei tira la bomba, e questa bomba è questo sacchiotto che ha le sue sembianze, che balla un po' ed esplode. Dovrei avercelo qua. No, però ho questo. Dopo la apriamo assieme. E guardiamo quante cose ci sono dentro. Questa qua è una bambina e c'ha le calze a rete che le fanno le cosce molto thick. Non dire di no! Non dire di no! Perché è così? Non dire di no! Non dire di no, Marco cosa? È così! E ho fatto questo video per questo! Perché è sbagliato! Oppure no? Oppure non è sbagliato? Non è sbagliato mettere le calze un po' più strettine alle bambine in modo che quelle cosce escono un po'. Non è sbagliato. Forse vogliono attirare dell'attenzione. Forse solo design. Io non lo so. Però ho detto una cosa, tutti hanno detto no. Forse ho ragione su tutto. Questo video qua me l'ha girato Mario. Mi ha aiutato Mario, eravamo in pieno inverno. Anche se ho potuto dare un che di continuità ai miei capelli. E stavo letteralmente morendo di freddo. Ragazzi. Ci abbiamo messo circa... tipo un'oretta e mezza a fare sto cazzo di video. Timelapse di lui che attaccava ogni 5 minuti un nuovo sticker. Mi è venuta fighissima la scena, anche perché una cosa che ho notato è che si accendono pure le luci di alcuni palazzi a un certo punto. Di quella che potrebbe rappresentare. Ma che figo, vedete? Di quella che potrebbe rappresentare. Figo, ma stavo veramente morendo. C'era freddissimo, avevo solamente questa qua addosso, che è abbastanza leggerina. Stavo morendo. C'avevo le... bellissima scena, è figo. C'avevo le mani che erano niente dei cazzo di ghiaccioli. Anyway, una semplice ossessione video. Questa è la mia tastiera. Il primo allarme rosso scattò infatti a una delle persone più vicine a lui, suo coinquilino e fratello, Francesco Merrini. Mio fratello in questo video ha spaccato i culi. Mio fratello non ha... è completamente... come io sono autodidatta a fare videomaking, lui è attore. Lui è autodidatta a fare videomaking e a fare l'attore. E in questo video ha dato il meglio di sé ed è incredibile. Ha spaccato i culi. E non ci potevo credere. Poi lui non so se va di modestia o è effettivamente rincoglionito, ma non riesce a crederci a questa cosa qua. È stato veramente veramente bravo. Sapevo che doveva essere lui quello che doveva soffrire di più della mia
caduta nella merda, nell'oblio. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Mammare lui. Scusa, scusa. Ha detto la... Ah! Io ti chiedi di spare una sega. Bello, dobbiamo... Ah! Allora. Questo vi ricordate tutto, l'episodio 16 di... facciamoci conoscere. 18! È stato bello, poi lui ha... Quando mi guardo senza barba, mi... Cioè, se scrivete su... Ora, su internet Shrek Hentai, esco io verde, senza occhiali. Provateci, fatemi sapere. Fatelo adesso. Se cliccate sul vostro telefono, se lo state guardando da telefono, il tasto centrale, mi sa che la live rimane. Andate su Google, Shrek Hentai, scrivetemi in chat se ho ragione o no, perché ho davvero ragione. Marco, verissimo, non è vero, tu non hai antenne. Va bene, dopo questo commento andiamo. Francesco iniziò a far luce sulla palese c'è molto da dire. Stabilità del fratello. Ma che cazzo è? Bro, ma che cazzo è? Barbona. Quindi cos'è? No, aspetta, cos'è? Indovinate sui commenti. Scherzo, mi scoccio aspettare, lo dico io. Latte e acqua. Mi hanno detto che limone e latte e acqua avrebbe velocizzato l'effetto tantissimo, ma io non sono così bravo in queste cose ancora. Le imparo un po' così, con la gente che vuole aiutarmi. Grazie. Era sì, era solamente acqua. Un salutone a Sporco di Tutto, che ci ha aiutato a fare tutti questi boccioni qua. Ho speso più del dovuto per questa merda qua, perché ho comprato tantissimi barattoli. Ce ne sono anche dietro, qua non si vede, ma volevo creare un mood incredibile. Questa è la nostra vera cantina e sono ancora là. Qualche volta faccio live, vi faccio vedere che stato sono. Penso di aver creato il formaggio, anche perché l'ultima volta che siamo scesi, che era proprio questa qua, quando abbiamo fatto il video, era proprio odore di caseificio. Per chi non sa, c'è questo modo di masturbarsi online, ma anche nella vita vera, cioè lo fanno vedere online, ovvero camjar. Loro mettono in un barattolino una statuetta. Volevo farlo anch'io, perché la prima volta che ho pensato a questa scena qua è stata con una sola boccia, molto molto grande, con dentro una statua di Klee, molto grande, che è un personaggio del gioco, e alla fine Daniela... Comunque succedeva la stessa cosa. Daniel buttava a terra la cazzo di anforona di vetro e si rompeva e si scopriva che dentro c'era tutta questa sborra con dentro la statuina di Klee. Il problema è questo, che le statuine di Genshin Impact non esistono. Ho sta merda qua, che non l'ho neanche usata nel video. E io so che ce l'avete, non questa. Di altre robe tipo Tom e Jerry, so che avete questi Tom e Jerry, Breaking Bad, ci sono quelle là, Zelda, non date veramente soldi a qualcuno che non è, non stai dando i soldi a videogioco se comprate questo qua, non fatelo. Comunque ci sono solamente queste, tipo 3, costosissime, quindi ho pensato meglio farne tantissime ma senza statuine dentro, è venuto un po' meglio. Ma tu hai visto qua, guardati che venti. Guardati che. I cibi, sì, esistono i cibi, quelle là piccoline, ma non è. Cioè non. Sono un po' strano che masturbarsi con piccole statuine. Anche perché sono un po' amorfe, sono un po' il cazzo. Questa qua è proprio incredibile. Ma che schifo è? Questa qua è proprio incredibile, quella è veramente sborra. Nel senso, sembra, non lo è. Non fate scherzi, non lo è. Non ne ho così tanta. Mi masturbo abbastanza spesso. La mia è proprio liquida, sa di acqua, fa schifo. Sono grandi quelle di Klee perché Klee è una bambina. E ipoteticamente il mio personaggio nel video si è masturbato con una bambina. Che fa schifo. Ma lo fanno un po' tutti. Online. Io no. Ho ricreato questa roba qua. Potevo starmi zitto e sarebbe stato meglio? Sì. Il fatto è che sono un gran figlio di puttana. E mi diverto. Un sacco. Sa di acqua? Hai assaggiato? No, ho annusato, sapeva di mozzarella. Daniele diceva che faceva schifo, gli è caduto un pochino sul giubbotto e gli è rimasta per un sacco di tempo, mi ha detto.
Ho un dissing da fare a Daniele. Abbiamo molto, ho molti modi particolari di far ridere, di farci ridere, specialmente di farci ridere. E purtroppo, ahimè, chi ci conosce in intimità lo sa, non tutti i modi che abbiamo intimi di far ridere possiamo usarli online, perché altrimenti magari ci arrestano, non lo so, il mondo è proprio strano. Sta di fatto che lui mi ha sempre detto, fin da quando l'ho conosciuto, non solo a me ma a tutte le persone, io so vomitare senza mettermi le dita in bocca. E io ho sempre detto, lo so fare anch'io. E lui non mi ha mai veramente calcolato in questa cosa, perché voleva unicità. E sapete che vi dico? Io gliel'ho data. Perché chi cazzo sono io per appiattire l'individualismo altrui, soprattutto di qualcosa che mi avrebbe comunque sinceramente fatto ridere. In più io e Daniele abbiamo vomitato varie volte quando siamo andati a bere, eccetera eccetera, per far ridere anche a voi. E il vomito fa ridere! Non me ne ha fatto un cazzo! Fa ridere la cacca, gli scorreggini, il vomito fa ridere, il cerume, tutto fa ridere. Lo sperma, ho fatto una scena sulla sborra. Non fa ridere, certo che fa ridere. Quindi non facciamo gli adulti. Perché le cose adulte non fanno ridere, le cose mature, che cazzo fa ridere? Questo fa ridere, la cacchina e gli escrementi. Scusatemi, è che vabbè. Ha sempre detto questa cosa qua, dicevamo. Finalmente è arrivato il momento di mettere in atto la sua skill. Io ti dico, Daniele, è il momento di vomitare, causati il vomito, perché quello è il vomito vero, è stato un grande, senza toccare, senza metterti le dita in gola. Ci ho provato mezz'oretta, è stata una delle cose più patetiche che io abbia mai visto, non riusciva a farlo, ha finito che usciva solamente saliva, cioè mio fratello gli stava facendo il video, ho mezz'ora sul telefono di niente, di lui che fa un po' come faceva Stufi la prima volta che l'ho visto ubriaco, non vomita, fa finta di vomitare, non vomita. Poi mi ha detto che bugiardo non è vero, bro. Minchia, ti giuro, ti sto per dire, vieni qua, parliamone. Comunque, è verissimo, bro. È verissimo. Non lo sai fare. Poi siamo andati su, hai bevuto un sacco, ti sei preso una birretta, ti sei preso l'acqua e poi sei riuscito a vomitare con le dita. Non l'hai fatto senza, anche perché un frame prima del vomito c'era la tua mano così. Scusami se ti espongo, però. Non lo faccio perché voglio screditarti, veramente, se ti voglio bene, ma a me le cazzate non le dici. Perché se una persona viene da me a dirmi, io so vomitare, io so fare la cacca senza aprirmi il culo, mi esce e fa tipo le rondelline, tipo con la pasta, fa tipo delle forme strane, faccio tipo i cagnolini, io faccio, sei il mio tipo, cioè diventiamo amici e dimmi un po' tu quello che vuoi. Sapete, quelle amicizie che ti piacciono così tanto che tutte le cose brutte che scopri, poi non ci fanno niente, perché ti hanno detto quella cosa la bella e non ci fa niente. Daniele era questo per me quando mi disse questa roba qua del vomito, ma non ci è riuscito. Sono pronto a ricredermi. Se vuoi mandarmi un video, Daniele, dove un attimo... ci sono rimasto male. Sono serio. Ciao ragazzi, ciao! Konnichiwa e benvenuti a una nuova live che vi avevo spoilerato un mesetto fa. Quale? Un attimo. Allora, potreste farmi tutti un applauso, perché una delle cose più faticose che ho fatto in questo video è stata raccogliere tutti questi fantastici piedini. Per favore. Grazie. Di più? Un po' di più, per favore. Grazie. Niente. Ma che cazzo? Ma mannaggia tutto. Ecco di sparo. Sui social. Ok. Ciao, konnichiwa e benvenuti a una nuova live che vi avevo spoilerato un mesetto fa. Quale? Un attimo. I migliori piedini di Genshin Impact. Faremo la tier list oggi. E iniziai subito quelli. Li conoscete, vero? Dicli. Ora, questa immagine qua, forse voi non lo sapete, i più attenti sì, ma è ufficiale, questa è un'immagine ufficiale e viene mostrata a piedini nudi, ma lei sul gioco ha gli stivaletti, perciò questi piedi fermentano, stanno al calduccio, e in poche parole si insaporiscono ad ogni combattimento, perciò... Allora, prima di passare alla scena che ha fatto più ridere tutti, questa roba qua un po' la spiego, l'ho spiegata a Macerata, è molto semplice. Una delle cose che mi preme più fare quando voglio mandare un messaggio in un video è... Cioè, mi piacciono un sacco i topic di cui tutti dovrebbero parlare, ma non lo fanno. E questo è, diciamo, che è un po' un continuo spiritico di quello che è stato... spirituale di quello che è stato il... No, che di Cali saranno, no, è una bambina, non ha Cali. Poi dipende, se combatte tanto. E comunque non c'entra niente, non è buono.
No, non è dei piedi, è il yentai sulle bambine piccole, quindi la nell'arte giapponese. Parlai a Macerata del fatto, della stessa cosa che parlai alla fine del video dello studio, che c'è un grande quantitativo di persone nel mondo, metà pianeta, se non un po' di più, non sa che ci sono dei contenuti pornografici online di cui tutti usufruiscono e che sono anche molto 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 facili da reperire. E le bambine di Genshin Impact che se la fanno inculare in fica in culo sono un esempio di cui nessuno parla. Tutti si masturbano su questa cosa qua, nessuno ne parla, nessuno la spiega, e c'è metà la comunicazione che noi abbiamo con i boomer o con i zoomer che stanno arrivando su internet di questo argomento qua è pari a zero. Perciò era un po' un messaggio di... Non era un... Cioè, è da un po' che i miei messaggi non sono diventati di denuncia, perché cosa c'è da denunciare di gente che si masturba sulle bambine? È ovviamente strano, è ovviamente sbagliato, ma la gente lo fa, e la cosa ancora più sbagliata è che non c'è una comunicazione. Ed era una cosa che io avevo anche... di cui avevo anche risentito quando stavo facendo le mie ricerche sugli studi che sono stati fatti sulle statistiche di donne stupide sul video dello... ovvero ricerche vecchissime. Non c'è. E di questa roba qua, dei lolicon, eccetera, eccetera, ogni volta che se ne parla è perché una regione ha bandito Marin Kitagawa perché si è fatta la TAN, ha bandito quel personaggio là perché anche se ha 6.000 anni è una bambina e ha scene erotiche su Maid Dragon. I giapponesi sono veramente dei paraculi da questo punto di vista qua, però effettivamente stanno usando estetiche di bambine in contesti erotici o di pornografia. Non voglio fare il cazzo di moralista, sto solamente dicendo che se non vogliamo finire sul moralismo, che è come molti media arrivano, cioè il punto in cui molti media arrivano, ovvero il buonismo, il cazzo di moralismo, non sanno di quello di cui stanno parlando, quindi ne parlano male, è perché nessuno gliene ha parlato prima. Quindi c'è metà pianeta che sa tutto di sta roba qua, e c'è metà pianeta che non sa un cazzo di sta roba qua. Ma metà pianeta che sa tutto di questa roba qua si lamenta quando quell'altra parte di cui non sa un cazzo ne parla. E questa cosa si può veramente... possiamo veramente metterla con ogni argomento. Arriva Fiorello che parla di GTA in TV, di cui non sa palesemente un cazzo, e dice ok, isti che bambini ad ammazzare per strada, opinabilissimo. Ma c'è mai stato qualcuno che si è messo a spiegarlo? Io ho visto moltissime associazioni e persone che si succhiano il cazzo a vicenda quando vanno nelle fiere. Facciamo un argomento, ragazzi, in fiera, ora portiamo in fiera lo psicologo, portiamo in fiera questa tizia qua che ha fatto degli studi sul fatto che i videogiochi molto probabilmente non causano la violenza. Ma lo stai portando in fiera, tutti ti applaudiranno, ed è logico, già per tutte le persone che vanno in fiera, che vanno dietro quel lobby là, è logico che le cose già stanno così. Non c'è bisogno che metti tu i puntini su lei, perché questa gente qua è già arrivata alla Y. Dico solamente che è ovviamente difficile approcciarsi a delle persone che non capiscono questi topic qua, perché non l'hanno effettivamente mai visti. Ma io credo che uno dei motivi per cui internet un po' la sta mettendo in culo a tutti quelli là che decantano la libertà di tempo fa era perché non sappiamo spiegare niente a queste persone qua. Non sappiamo spiegare nulla. Questo video qua non me lo butteranno giù, perché abbiamo utilizzato dei modi molto paraculo, abbiamo utilizzato dei modi che comunque non cadiamo mai nella pornografia, non cadiamo mai nell'erotico. È un'opera artistica che... detiene la dignità, e non vogliamo solamente scioccare, non vogliamo fare le cose solamente per fare schifo. Ovviamente quello è un modo per attirare l'attenzione, di cui io me ne faccio molta forza, ma non è veramente quello l'incipit, e la gente ha il buon senso di capirlo perché mi conosce. Ma avrei veramente potuto fare un intero video su questo spezzone qua, ovvero io che faccio la tier list dei piedini di quella tizia là, e avrebbe fatto ridere tutti, ma non avrebbe fatto capire letteralmente nulla a nessuno. Ho visto molte persone, tra cui anche Pinguz grande, che se lo sono visto insieme ai loro genitori il video. Questa roba qua mi riempie di una gioia immane, ragazzi, perché questa gente qua non sa nulla di questo mondo, non ne sa niente, ma vive nello stesso pianeta con gente che ne sa tutto e che si sta sempre zitta. Fino a quando? Per quanto tempo possiamo droppare il barile della responsabilità delle cose che sappiamo noi riguardo le cose che sappiamo noi? E basta. Secondo me fino a quando raggiungiamo un linguaggio. Se ti piace quella cosa, se tu stai facendo quella cosa,
se tu ricopri del tempo a fare quella cosa là, ho capito che non devi andare da tua madre a dire oggi mi sono masturbato su Klee, che è una bambina di Genshin Impact, però era troppo brava in quell'entai, nel senso gli hanno fatto le forme, sembrava una donna adulta, cioè non c'è niente di strano, vero? Non è che devi veramente fare così, perché è comico, è per far ridere. Infatti guardate quante non risate che ci sono, eccone una, arriviamo a due, vi prego, due risate, ok, grazie. Non arriviamo a tre, tre è esagerato, no, quattro. Non avete capito un cazzo. Pessimo. Non c'è niente. Dai, mi fate vedere, no, non posso. Discorso andato a fanculo. Vabbè, quello che sto dicendo è questo, che ironicamente durante la mia terapia è stato un punto focale della cura di quella che era la mia persona, che soffriva un po' di la classica minchiata di vai in un vicolo cieco, dai un calcio alla pietra e fai nessuno mi capisce. Il fatto è che da nessuno voglio farmi capire a volte, da nessuno vogliamo farci capire a volte, perché la prigione del sapere solamente noi le cose è una bellissima prigione, ci chiudiamo noi stessi e ci ingoiamo la chiave. O la facciamo ingoiare una bambina in modo che poi dobbiamo. Vabbè. Si chiama. Vabbè. Sono troppo simpatico. Scusatemi, è che a volte. Sono così simpatico a volte che non faccio ridere. Ho capito questo di me. Sono così simpatico a volte che non faccio ridere. Se non a me. E a volte mi basta, non dovrebbe bastarmi. Daniele è nella stessa situazione. Aiutateci. Mandatemi un aiuto. Oppure abbonatevi tutti quanti, mandatemi un sacco di soldi. Tanto le. Ho tolto l'alert. Detto. No, non finisco. Detto questo. Mi sto dilungando. Dobbiamo un attimo comunicare con chi ci fa rosicare perché non sa un cazzo. Il fatto è che ci sono ragazzi, il mondo sta andando veloce, perché il mondo internet sta diventando una cosa sola. Conosco persone che fanno influencer e escono solamente con i loro follower. È strano? No, fa solamente un po' schifo. Ma... Non puoi trovare scritto da nessuna parte questa roba qua. Non c'è ancora nessuno studio. E a mio parere dobbiamo un po' darci una pacca sulla spalla da soli, perché siamo i detentori di un'informazione che è unica a noi. Quindi se non la comunichiamo noi, veramente ragazzi, se non la comunichiamo noi, diventa illegittima qualsiasi nostra lamentela nei confronti di gente che si lamenta in maniera illegittima sempre su di noi. Ma è perché? Ma è un po' più legittima la loro, perché comunque loro ci vedono. Io penso che ci sia una certa invidia inespressa, o forse espressa benissimo, dei vecchi, degli adulti verso le persone un po' più giovani, ed è quell'invidia del non riuscire più a stare al passo con i tempi, matematicamente parlando, perché hanno altri cazzi. A me dispiace perdere un anno intero in un video solo, perché potrei fare un video su TikTok, potrei fare un video sulla situazione di YouTube in questo momento qua, potrei fare un video più attuale, invece mi sticco per un anno intero un video nel culo di un videogioco che lo giocano un po' quelle persone là, che va bene così, fino a quando non va bene, che è abbastanza presto, vabbè. Non lo so, dobbiamo, siamo veramente, è unica questa roba qua, dobbiamo un attimo comunicarla, altrimenti è finita. E questa cosa qua l'ho imparata perché durante questo percorso che ho fatto durante l'anno scorso, ho capito che sono una persona che si lamenta abbastanza. Daniele me lo dice anche sempre, sei un cazzo di lamentosino. Ma arriva un punto dove le lamentele diventano di troppo, e il troppo viene definito dal fatto che non sto risolvendo la situazione. È veramente il classico discorso. Se ti lamenti, se non ti piace Messina, vattene. Se ti lamenti, fai qualcosa. Se il pianeta è sporco, non buttare la bottiglia per terra. E se questa gente qua non sa un cazzo di niente e noi tutto, allora gli insegnanti, volenti o nolenti, dobbiamo essere noi. Perché a quel punto, se ci lamentiamo, diventa solamente una roba per lamentarsi e basta. Ci lamentiamo e otteniamo 5 persone che fanno "è vero, in questo mondo è così, diventiamo amici". E questo è lo sbaglio che fanno gli adulti in generale, i vecchietti. E in questo modo, non lo so, figureranno le rughe anche verso i giovani. Ed è un cazzo di problema. Dobbiamo un attimo stare attenti.